che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Non ce ne voglia Fiorella Mannoia, ma questa vittoria del Prato va veramente benedetta, perché consente alla squadra biancoazzurra di conservare il penultimo posto in classifica, respingendo l'assalto della Racing Roma. Un Prato tutto cuore e grinta, quello che ha superato a lungo Bisenzio il Renate per 1-0. Un Prato operaio che è riuscito a superare una squadra davvero tosta e piena di giocatori capaci di far male. Oltre alla prestazione adesso servono i punti. La verità non posso dire niente, perché hanno fatto tutte e due, sia la prestazione importante che i punti, per cui siamo molto contenti. Avvio da tarantolati del Prato. Tomi con il goniometro su punizione, Cincilla vola a deviare. Replica del Renate con l'ex Ayman Napoli. Conclusione potente, Melgrati disinnesca. Partita viva con il Prato pimpante. Piscitella crossa per la testa di Di Molfetta, che impatta bene ma difetta nella mira. Ancora il Prato con Di Molfetta, Cincilla non concede sconti e si dimostra ancora iperreattivo. Primo tempo in archivio sul risultato di 0-0. Nella ripresa il Prato avvia davvero con il piglio garibaldino. Al primo vero affondo la squadra di Francesco Monaco passa in vantaggio. Piscitella serve per Moncini, che sul filo del fuorigioco riesce a trovare il guizzo vincente e il vantaggio laniero. Prato ha meritato ampiamente di vincere, quindi oggi non posso dire niente, l'ho detto ai miei ragazzi che se noi giochiamo così perdiamo, non abbiamo lottato. La risposta del Renate è furente, Napoli fa fare un figurone al Melgrati in versione saracinesca. Poco dopo il Prato si complica la vita rimanendo in 10 uomini. Checchin sente profumo di carnevale e si traveste da Karate Kid. L'arbitro lo invita subito ad andare a togliersi la maschera negli spogliatoi. Espulsione diretta e Prato in 10 uomini. Forcing finale del Renate, con il Prato che con il cuore e l'orgoglio resiste. Melgrati è ancora decisivo su Pavan, mentre Florian non arriva per la zuccata vincente. Sono gli ultimi sussulti di una partita che termina con la vittoria della formazione biancoazzurra per 1-0. Un'affermazione che vale doppio, con tutte le concorrenti del Prato alla salvezza che hanno vinto. Davvero una vittoria da benedire. Fiorella Mannoia docet, ma anche Sinfonia Biancoazzurra.